è svolta a Fano venerdì 12 novembre il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, firmato il protocollo di legalità tra la Prefettura e il Comune di Fano per monitorare gli appalti nel settore dei lavori pubblici. Abbiamo tutti i delitti in decremento, la situazione è buona. Per quanto riguarda le presunte infiltrazioni di criminalità organizzata non ne risultano, vi possono essere naturalmente dei soggetti potenzialmente pericolosi, ma al momento possiamo assicurare l'assenza di racket o associazioni di criminalità organizzata. È stato firmato un protocollo di legalità tra la Prefettura e il Comune di Fano per controllare in maniera molto più approfondita gli appalti di lavori pubblici. I controlli avverranno anche al di sotto della soglia comunitaria, quindi saranno controllati tutti i tipi di lavori presenti su Fano. Siamo concentrati su Fano perché è la realtà economica e commerciale più vivace dell'intera provincia. Pensiamo che, essendo un territorio potenzialmente più sensibile, è bene controllarlo meglio, è bene non abbassare la guardia, però confermo che al momento non risultano evidenze di tipo di criminalità organizzata, di mafia, camorra o altro. Ha influito anche l'appello fatto dall'onorevole Paolini in questo protocollo? Noi abbiamo puntualmente dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fano è una delle sedi dove facciamo ripetutamente questi comitati, proprio perché Fano può essere più esposta per la natura imprenditoriale, per la natura economica, per la natura commerciale della città a fenomeni di infiltrazione. Cioè non esistono reti di associazioni criminali attualmente in Fano. Possono esserci soggetti potenzialmente pericolosi, ecco perché non dobbiamo abbassare la guardia. Da questo dire che Fano è un territorio di mafia è completamente sbagliato.